dentro sui territori francesi e facevano l'ambulanzierio. E quindi con attività di raccolta fondi hanno cercato di finanziare le ambulanze che trasportavano i feriti dal campo agli ospedali che erano stati realizzati. Dopodiché, finito il conflitto, abbiamo deciso di continuare l'esperienza di volontariato con scambi tra studenti delle scuole superiori, che è quello che facciamo adesso, e quindi mandiamo studenti all'estero in top paesi, tanti paesi, e ne accogliamo anche tanti in Italia. Quest'anno ne abbiamo circa 600 che attualmente frequentano scuole italiane.